Piagge 2019, seconda puntata. Bentrovati, cari amici. Buon Ferragosto se ci state seguendo il giorno di Ferragosto. E buona settimana dopo Ferragosto se ci state seguendo. Tutti gli altri. Per tutti gli altri, esattamente. La caratteristica di questa puntata è che abbiamo il sole in faccia. Col sole in fronte. Col sole in fronte. Voglio vivere così. Esattamente. E quindi perdonate se ogni tanto saremo un po'... Anzi, tu noto adesso che tu hai gli occhiali da sole, sì, io no. Sì, li ho tenuti. Vabbè, insomma. Siamo qui sempre per presidiare questo nostro spazio estivo che vuole portare un po' di allegria e serenità all'interno delle vostre case. E soprattutto, speriamo ce la faccia. Speriamo di sì. Soprattutto all'interno delle case di chi non può muoversi. Per qualche ragione, ok? Ma anche no, perché adesso posso dire, sì, che con i tablet, gli iPad, i telefoni, sì, tutto quello che sta dietro, te lo puoi guardare anche beatamente alle 7:30 di sera, sì, in albergo a Forte dei Marmi, quando tua moglie è andata a farsi la doccia, il bagno è occupato perché lei sta facendo la doccia, tu devi aspettare, o sei lì in terrazza che stai, sì, aspettando che lei faccia la doccia, o guardi Reazione a Catena, o guardi Reazione a Catena, oppure o guardi questo. Spiagge, ecco, esattamente. Allora, questo. Allora, puntata la scorsa che ha avuto un successo immisurato, senza precedenti, e per questo vi ringraziamo, e insomma ci ha fatto piacere perché abbiamo sentito l'affetto del pubblico, sì, giusto, sì, giusto, insomma siamo tornati, sì, come disse quella volta, sì, l'annunciatrice canale al termine Alessandra sì, canale al termine del... Vi voglio bene tutti. Vi voglio bene, esatto. Noi vi signora vogliamo Canales, bene. Vi vogliamo bene, vi ringraziamo perché insomma siete stati contenti di questo nostro ritorno che abbiamo gestito in maniera strategica. Perché? Perché non l'abbiamo detto a nessuno. Ah, ok. Cioè, non avevamo detto guardate che torna a Spiagge da 6 mesi. L'abbiamo fatto talmente strategica che non ha detto neanche a me. Esattamente, no dai, insomma se ne parlava da un po' di tempo. Vabbè. Detto questo, appunto, vi vogliamo tenere un po' di buona, sana compagnia in questa giornata di Ferragosto, che è una giornata particolare. Parleremo delle vostre usanze di Ferragosto, perché anche Ferragosto, come un po' tutte le altre feste, è un po' più strutturate, insomma, ha una sua liturgia. Più tradizionale. Ha una sua liturgia, sì. C'è chi va da una parte, c'è chi va dall'altra, e dopo ci proietteremo anche ai prossimi giorni, perché a Vittorio Veneto, sapete che noi abbiamo, poi ti chiederò dove siamo, ma me lo dirai dopo, sì. Noi siamo sempre proiettati con un occhio verso le nostre terre a Vittorio Veneto, e quindi sapete che insomma fervono i preparativi per Sant'Augusta, tante cose, poi ci saranno anche le nostre dirette, quindi tante cose, tanta carne al fuoco, ma prima di tutto sigla. Spiagge. Eccoci, primo intervento di questa seconda puntata di Spiagge. Allora, beh, devo dire che la scorsa puntata ci siamo un po' sciolti. Sì, un po' sì. Ci sciolti dopo i primi minuti in cui non sapevamo più dove Disney era, che possiamo dirlo, ma abbiamo ancora l'età per farlo. Abbiamo l'età è per... ancora esatto, consono. Esatto. Invece, insomma, siamo ancora qua. In qualche maniera. Quindi, insomma, abbiamo una vita davanti e via. E va. Detto questo, giorno di Ferragosto, dove siamo, caro Alberto? Siamo ai Laghi Blu. Siamo ai Laghi Blu, una località nostrana. Sì, no, non siamo ai Laghi perché Blu. Perché non siamo dove, i Laghi perché Blu? Perché nel Marco, adesso i Laghi io. Blu. No, non siamo ai Laghi non Blu. Non siamo ai Laghi Blu. No, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Va bene. Nel posto dell'altra volta? No. Stavolta abbiamo preso l'aeroplano. Dove siamo andati? Abbiamo attraversato l'oceano Atlantico. Sì. Sì. E siamo andati in un posto meraviglioso che è Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, storica meta attrattiva di villeggiatura,
Di dove? Dei ricconi americani, insomma, sì. Tutti vanno a Martha's Vineyard. Bom. Ecco, inclusa Jessica Fletcher. Ah, ecco. Bene, torniamo alla signora in giallo. Boh. Siamo qui insomma dal mare e da qui spiagge, sì, ovviamente, ovviamente, e in questa giornata di Ferragosto. Sì. Allora, caro Alberto, sì. Che domanda che io ti facevo 100 anni fa. Cosa fai tu a Ferragosto? Allora, dimmi. Voglio o no, tutte gli anni cambiano, le anni persone passano. Cambiano, sì. E le usanze cambiano. Ma Ferragosto no. Ecco. Ferragosto no. Allora, Ferragosto, ringraziando, insomma, tutto, sono in ferie, quindi sì, ferie, beh, sì. In Ferragosto. No, ma sai, c'è chi, comunque, la settimana di Ferragosto, per obblighi, insomma... Di qualche genere. Sì, insomma, non è in ferie. Quindi sono a casa e quindi c'è... Quest'anno sì, sono in Italia, sì. Cioè, non vado ancora via per Ferragosto. E quindi lo passerò qui in Italia, molto probabilmente in una località di mare, sì. A fare simile un a simile a questa, a fare simile un a pranzo abbastanza sostanzioso e poi ecco. Mare, insomma, cioè, cambia poco. Quindi gran pranzo, sì, gran pranzo. Ecco, ecco. Non troppo gran, perché sennò poi sotto il sole esattamente, si fa l'effetto della parmigiana al sole, insomma. Ricordiamo che appunto, come abbiamo detto in altre occasioni, insomma, tradizioni soprattutto vittoriesi del Ferragosto, la Fiera di José, la Renga anche, eccetera. No, quella no. E dopo, insomma, si cerca di trovarsi con gli amici, di fare magari qualche appunto o pranzo, o qualche scampagnata, oppure si va in montagna. Io per anni insieme... Dillo dove andavi. Ad Auronzo. Con, perché? Con una serie di compagnie, perché c'erano gli amici versione acustica, che salutiamo, che tra l'altro, ti do una notizia, non so se la sai, un paio di settimane fa hanno concluso, almeno per il momento, poi non si sa mai, torneranno anche loro tra un po' come siamo cosa tornati noi, hanno concluso la loro esperienza musicale dei versione acustica, quindi li salutiamo. Con tante lacrimucce, però insomma è così. E quindi loro io ricordo ancora il manifesto con la due cavalli gialla. Esatto. Allora, i nostri uno amici... che guarda la cartina e quell'altro fa così. Esatto. I nostri amici suonavano ad Auronzo. Sì. E quindi noi andavamo su ad Auronzo, era tradizione. Adesso c'è un solista. E una... no. E un anno, però, mi ricordo una cosa. Cosa? Ecco, aneddoto, raccontiamo le storie del... Ecco, un anno, ti ricordi quando ho fatto agosto, mari e monti? Come dimenticarlo? Perché, insomma, era ovviamente succede quando si va in montagna che, insomma, ci sia la giornata storta in cui piove. E quindi noi siamo arrivati ad Auronzo il giorno di Ferragosto e c'erano 8 gradi. Sì. Un freddo, tutti con la giacca, eccetera, eccetera. Ovviamente concerto annullato, tutto niente da fare. Minestra con i fedelini per scaldarsi. Abbiamo mangiato canederli, mi ricordo, a pranzo. Bravo. E io, per carità, ero un po' affranto perché la giornata era andata a quel paese. E detto questo... Anche perché il sottoscritto che si diverte in questi ambiti qua... Mandava degli SMS, perché all'epoca c'erano gli SMS. Dicendo festone in spiaggia. Festa, qua a Lignano c'è festa. Musica, donne, boh. Eccetera, eccetera. Esatto. E allora io, solleticato un po' dal mio compare qua, cosa ho deciso c'era di sulla fare? Macchina. Cosa ho deciso di fare? Da Auronzo ho preso la macchina alle 4 del pomeriggio e alle 6 e mezza sono arrivato e ero disteso in spiaggia qui a Lignano. Non qui a Lignano. Lo stato ringrazio. Allora, non ho detto siamo a Lignano o non siamo a Lignano? Non mi ricordo niente. Non mi ricordo più. Mi è vendita talmente tante. Siamo arrivati, insomma, in spiaggia, sì, e sì, sì, ci sì. Siamo goduti l'ultima parte. All'epoca c'erano anche i fuochi, non so se li facciano ancora. Però, insomma, li fanno ancora. Ecco, così. Quindi raccontateci anche voi cosa avete fatto sia in sì. Questa giornata, sia nei vostri Ferragosto, che magari, insomma, hanno un po' una... così un qualcosa di diverso, vi legano a dei ricordi particolari, avete conosciuto vostra moglie, vostro marito, che ne so, insomma, eravate in spiaggia a mezzo ubriaco, non so, boh, insomma, non so, ecco. Qualcosa, avete perso le chiavi della macchina in spiaggia, esatto, dimenticata nel costume, c'è chi lo fa? Chi lo sa, ecco. Bene, detto questo, vi ricordiamo che potete mandarci i vostri messaggi della vostra estate. Dove? Dove? Al solito numero 348 2111 373. Quindi lì potete mandarci tramite... al costo del vostro operatore tariffario. Sì, tramite messaggio ci potete mandare
o delle foto o dei video dei vostri luoghi di vacanza. Sì. Se siete a Vittorio va bene anche Vittorio. Basta che ci siano dei sorrisi, dei bei panorami, delle belle cose, insomma. E cosa devono scrivere dentro il messaggio? Stop al televoto. No, cosa devono scrivere? Saluti da Marianna e Pierpaolo. Esatto. Vittorio Veneto, 19 agosto 2019. 2019, esattamente. Ecco, andiamo con una prima clip in questa Massega. Assolata giornata di Ferragosto. Lascia che sia per te novità. Senza pensarci su o chiedere, prova ad accogliere e vivere. Forse sarà più facile comprendere. Lasciale scorrere. Forse si può lasciare andare che arrivi da sé, che arrivi da sé. Non pensare più, mettersi ancora in ascolto e poi, in ascolto e poi. Lascia che sia. Grazie. Andiamo. Spiaggia 2019 in diretta da... Non ve lo diciamo. Non vi diciamo dove, sennò venite tutti qua, poi è un disastro, poi è un disastro, esattamente. E in questa giornata di Ferragosto. Allora io vorrei fare questo appunto e ringraziare Alberto che ha indossato anche lui la maglietta ufficiale di Spiagge. Il remember. Questo è il remember. Sa un po' da naftalina. Pena. Il remember. Però insomma così. Detto questo, sapete che il nostro è anche un programma di servizio e anche in questa giornata, nella giornata di Ferragosto, vogliamo ricordarvi pubblica utilità. E quindi io voglio dirvi adesso, e vedremo se Alberto sarà d'accordo, ecco, quali sono i rimedi per l'afa, le 10 bevande più dissetanti. Allora, lo stacchetto per l'angolo della salute. Partiamo con la prima. Sì. E beh, scontata. Birra. No.
Ma come? Cosa? La prima è l'acqua. È l'acqua. L'acqua. E c'è anche una didascalia attorno. Vuoi che ti legga la... Ma... Fondamentale per sostituire i liquidi persi dal corpo. Che chissà che tipo di liquidi sono. Esattamente. Vabbè. La seconda... è il giornale dell'altra puntata questo qua, vero? Sì. La seconda è variazione sul tema. Sì, acqua e limone. Acqua gasata. Acqua gasata. Acqua gasata. Piacevole, sì. Anche per il potere anestetizzante sulle papille gustative, perché il gas ti fa un po' di movimento. La carta si lascia scrivere. Boh. Poi, tè freddo al limone. Sì, un po' contesto però. Perché? Dipende se è senza zucchero, perché se ha zucchero fa più sete che altro. È meglio senza personalmente. Ci sono dei tè freddi, posso dire, sì? Che le zucchero. Ma infatti basta. Io non li bevo, a parte quelli insomma. Oh, qui veniamo a un punto che mi vede protagonista da qualche mese. E qui faccio outing. Ecco, che detto così. Da qualche mese ho messo da parte cappuccini. Questa è la notizia del secolo. Non proprio tutti, ma e gli spritz con l'Aperol, qualche spritz, e al loro posto io prendo spremuta d'arancia. Prendo spremuta d'arancia perché mi dissetta. Cioè, capio che un... Cioè, mi di, ragazzi, feri, senti sti mi discorsi, dissetta, no? Ma al tempo stesso mi dà le vitamine. Ma fino a fanno. Mi dà le vitamine. Sì. Le vitamine. Sì. Ecco. Cioè, tu alle 6 di sera dici... La spremuta d'arancia. Andiamo a farci un aperitivo. Una e va alla barista e uno dice un... non si posso dire non un quello, io un quell'altro, Ugo, un americano, Ugo, ti, eh? Una, eh? No, è una spremuta d'arancia. Esattamente, esattamente. Ti dicono anche con ghiaccio o senza? Sai che... No, bisogna prenderla con ghiaccio perché sennò... Non lo sapevo. Allora, al numero 5... Io penso all'esercente che mi vede. Dove va lui, no? Sì. Che alle 6 di sera... Che io non ho mai gestito un bar, non ci ho mai lavorato, faccio già mea culpa subito. Manca solo che apriamo un bar. Sì, ma io non so, io penso che verso le 3, verso le 4, lavino l'apparecchio per le spremute. Il masnin. O quello per fare, cioè, ci sono delle apparecchiature, o tipo la piastra la sera, ci sono delle cose che la mattina. Certo. Alle 11 tiri via il... Ascolta, guarda che hai un microfono, siamo in televisione. Alle 11 togli il cappiottino delle brioche, perché ci vuole che te la domandi a mezzogiorno. Boh. Corrado Lavarini, Corrado domanda. Ciao, Corrado. Esatto. E alle 6 arriva lui, spremuta d'arancia. Va bene, importa. Tocca lavare. Variazione, centrifugato di frutta. Ecco, quelli mi piacciono. Centrifugati ti piacciono, sì. Ideale per bambini e anziani e un buon potere dissettante. Che vuol dire tutto e niente? A me piace l'ideale per bambini e anziani. Fa bene a tutti. Acqua tonica. E qui, Claudio Borsoi. Cioè, acqua tonica è Claudio Borsoi. Acqua tonica. Potrebbe fare la reclame. Poi, cola. Intendo Coca-Cola. Tutti i tipi di cola. Coca-Cola. Non sta a dire i nomi. Va bene. Parani ti mi ha creato che dice i nomi. Va bene, ormai li hai da tutti in qua. Rinfresca, ma non ha una reale capacità di idratare l'organismo. Quindi attenzione. Attenzione al numero 8. Latte di mandorla. Sì, allora, latte di mandorla, io vomito se lo bevo. Ma però, cosa dici? No, ma perché dici ste cose? Non è vero. Allora, ci sono latti e latti. Latti. Perché c'è il latte di mandorla, quello che è buono, quello che è dolce. Sì. Quello che ha lo zucchero. Che sì. È quello che fa rima con pastelli, per capirci. Che è fresco, è dissetante, però dopo alla fine ti fa sete. Sì. E poi c'è invece il latte di mandorla, quello sano, quello puro. Sì. Che trovi nel supermercato ad hoc, quello naturista, che quello invece è più amaro, però effettivamente è di seta, perciò mi sta bene. Boh, adesso ci sono gli ultimi due che stavamo parlando sempre delle cose dissetanti per la salute, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che quelli che hanno stilato, non so l'università che ha stilato questa statistica, ma qualche problema. Sì, vabbè, sei l'ultima. Ecco, infatti mi danno il vino bianco. Con poteri dissetanti, però al tempo stesso provoca sudorazione e aumenta la diuresi. Ma dulcis in fundo mi dicono che l'ultimo elemento dissetante è l'alcol. Adesso non so. A 95 gradi. Non so se intendano quello denaturato o col. Però, insomma, l'alcol, ecco. Vabbè. Tranne gli ultimi due, direi che il resto magari un senso ce l'ha. Ecco, tu cosa preferisci? Bere
Allora, a colazione cosa preferisci? Come tè caldo. Come fa colazione Alberto? Tutto l'anno tè caldo. Anche con 40 gradi. Vabbè, non all'ebollizione, però bon. Io tè caldo sbagliando, io, cioè no, io non faccio tè, io faccio infuso di frutta. Che faccio la se- che fa tè caldo e brioche? No, 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 non brioche, beh, tè caldo biscotto e perché così mi suga. No, 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 dai, allora, infuso di frutta, quindi riscaldato, perché sennò se lo fai al momento, io faccio colazione in 7 minuti la mattina. Sì. E quindi aspetta che quindi... sono qua pure, che non si senta più. Ecco. E quindi quello, poi biscotti, poi qualche noce e sì, qualche frutto così e velocemente un po' di pane marmellato. Molto bene. Poi ore 9:42. Cosa succede? Caffè. Caffè, poi? Caffè, dopodiché si va a mezzogiorno, sì, e si mangia e si beve acqua. Sì. Rigorosamente a temperatura ambiente. Bon. Aperitivo? A te va direttamente la sera. Beh, dai, aperitivo qua. Poi un succo metà pomeriggio, tardi. Un caffè metà, sì, pomeriggio. E durante la giornata si beve comunque un litro d'acqua. Sì. E la sera è un aperitivo classico, che può essere un vino bianco. Un martini con ghiaccio. No, martini non no, mi piace. Va bene. Può essere un americano, può essere un Ho fin caldo. Ragionier Fantozzi, quello lì. Esatto. Sì. E lei capita? Sì. Ecco. Posto. O anche quell'altro lì rosso con la signorina che taglia la lancia. Basta fare pubblicità, perché no, non si può mai fare pubblicità. Andiamo a vedere una clip musicale, poi torniamo qui, continuate a mandarci i vostri messaggi con le foto della vostra estate, anche con le foto della vostra tavolata magari di Ferragosto con l'anguria che state mangiando tutti insieme. Fate un po' voi, l'importante è che vi divertiate, magari come sottofondo teniate la tenda TV. Cin cin! Respiro profondo per non impazzire, siamo contro vento, ma senza le vele perdo il timing di questa canzone. Mai stato bravo, ma vince l'amore di chi alla richiesta del croupier si gioca tutta l'anima. E nemmeno comprendo ciò che sta scrivendo, strappo via tutto e ti scrivo un messaggio, ma non voglio sembrare una vittima ancora. Vado su Google, voglio scappare, mi appare aurora boreale, ma ci voglio andare con te. Senza alcun limite e trasversale, ma come fai? Ci penso, dico naturale. Tu sei infinito come il caldo tropicale sopra un'isola deserta. Mi ritrovo a sperare che stanotte piova, non dovrai lavorare, ci vedremo ancora. E anche siamo il sole, che cadano gocce, mi voglio bagnare, voglio essere fradicio e ubriaco di te. Yeah, yeah. Senza alcun limite e trasversale, ma come fai ad essere così totale? Incontriamo onde nel mare, ma com'è possibile? Ci penso, è naturale. Tu sei infinito
Rieccoci qui cari amici, siamo sempre collegati in diretta per questa edizione 2019 di Spiagge. Adesso, come vedete, sono da solo. Alberto non è più qui con me perché è andato a prendere una cosa da bere, però io colgo l'occasione di questo frangente in cui lui non c'è, quindi quando il gatto non c'è i topi ballano, per aprire le linee, perché io ci terrei insomma a creare insomma un ponte tra questa località segreta da cui vi stiamo parlando e la nostra cara Vittorio Veneto, che ovviamente è sempre nel nostro cuore e ancor più nel momento in cui siamo in vacanza. Quindi il numero lo conoscete, io andrei ad aprire le linee e proviamo a vedere. Mi dicono dalla regia che abbiamo già, dovremmo avere almeno una persona in linea, quindi io dico subito pronto. Sì signorina, allora ascolte, allora sareste in d'accordo che quella maglietta è la blu, mi leggio è un 46. Pronto? Dunque. Pronto? Pronto? Sì. Signorina? Qui è la tenda TV, con chi sta parlando? No, guarda, scusa un attimo. Pronto? Sì. No, guarda, mi sono la signora Orietta, già me da Savassa. Orietta da Savassa, benvenuta. No, ma scusami, era di ordinare una maglietta. Ma scusi, signora Orietta, il giorno di Ferragosto non le sembra ma un po'? Ma non è quella che parla per televisione? Sì, io sto... Oh, Ottavio, te ha cambiato canale insieme mio. Stava guardando una televendita. Ma Simo, ma mi l'ha convinta di chiamare per quella maglietta là, che la stia tanto pulito. Ma se sta preso un castirarla, e altro mi cambia canale, vecchio insieme mio. Signora Orietta, è vero, ultimamente vendono tanta roba da vestire in TV. Quell'altro mi ha cambiato canale, mi era andata di mia, mi si è rifasioi. Mi ho fatto il numero, ma ho fatto il suo. Bene. Ben, insomma... Anche storno si sono sentiti, insomma. Signora Orietta, per fortuna che ogni tanto ci sentiamo, perché ero un po' in pensiero, devo dire la verità. Ovviamente non facendo più i programmi insieme ad Alberto, abbiamo lasciato perdere queste linee dirette che aprivamo. Sì, manco mal che la torna a chiamare perché le era un fiano a malinconia. Allora, innanzitutto vuole salutare Alberto, fare i complimenti che è tornato? Sì, va, guarda, bravo, un bravo Tosano. Immaginavo. L'ha un bel modo, l'ha proprio un bel modo, che si vede che piace stare in compagnia. Sì. Avevo il sospetto. Altri complimenti a fare Alberto? A me deve dire qualcosa? No, guarda, mio caro che si torna perché si tira in qua un fianco a lui. Ecco. Perché sennò è sempre là con i vecchi. Mio caro che si tira un fianco qua. Bene, molto bene. Signora Orietta, vuole salutare? Posso fare una segnalazione? Mi dica. Al comune. Se c'è qualcosa che non funziona. Perché allora? Se puoi anche dirla. Ecco. Mi stai per andare su per Savassa? Sì. E le strade, le sempre sporche, aia, le sempre l'erba alta, le sempre scrode. Lo diremo. Che non so. E allora, le ne vergogna? Lo diremo, vabbè, ma il giorno di Ferragosto fare segnalazioni non mi sembra che... Comunque lo diremo all'assessore Fasan, che sicuramente ecco, ci sta ascoltando. Va bene. Bene, signora Orietta, grazie. Arrivederci. Io la saluto. Salutiamo una... finito, arrivederci, basta così. Paganini non ripete. Ah, ok, va bene. Ti sei perso una telefonata con Orietta. Dai. Sì, ha detto di farti i complimenti. Ecco. Splendida persona. Quindi anche nel giorno di Ferragosto abbiamo avuto questo frangente con le telefonate. Ti ricordi che tu un quarto d'ora fa ordinasti una bottiglia d'acqua? Io non l'ho mica vista arrivare, la bottiglia d'acqua. Ma sarà perché qua in Costa Azzurra il cambio... No, il cambio, che cambio? No, nessun cambio. Boh. Ecco. Bene, allora, siamo quasi in chiusura. Sì. Andiamo a sentirci un'altra canzoncina. Sì, altra sì. Canzoncina, sì, ultima, sì. Non mettiamo sull'estate sta finendo perché è troppo presto, cioè a Ferragosto siamo ancora nel fior fior. Mettiamo nada ma che freddo fa. No. Mettiamo una delle nostre canzoni e ci ritroviamo qui. Generale, mi accorgo che non vivo più
fondamentale diventa pensare a qualcosa che mi porti via. Dai! Un'altra volta viaggio, un'altra volta penso, un'altra volta partirò. Oh yeah, un'altra volta guido, un'altra volta senza meta, sì. Un'altra volta qui. Venite pure qui sotto, dai, sotto il palco. Non male, ti guardano male, dovrei impegnarmi di più. Mi potrei provare anche a guadagnare quel qualche centimetro in più, ma è meglio andare. Un'altra volta in viaggio, un'altra volta penso, un'altra volta partirò. Penso un'altra volta partirò, un'altra volta guido, un'altra volta senza meta, un'altra volta qui. Grazie, grazie a tutti veramente. Oh, è arrivata anche l'acqua. È arrivata anche l'acqua. Ci hanno portato l'acqua, quindi ringraziamo lo staff che dietro le quinte ci sta seguendo in questa puntata ferragostana di spiagge, che però, ahimè, insomma, sta per volgere al termine, perché tutte le cose belle finiscono e insomma abbiamo voluto, lo ripetiamo ancora una volta, essere qui insieme a voi in questa giornata, in questo periodo, in queste settimane,
per rispolverare un po' l'antica atmosfera del sano. I vecchi Fausti. I fasti, i vecchi fasti. Sì, però del... anche Fausto. 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 Fausto, ecco. E perché, insomma, abbiamo voluto ricreare un po' quella vecchia atmosfera. Sì. Che, appuntamenti. Ma, appuntamenti. Se magari tu vorrai fare anche un'altra puntata prossimamente, chi lo sa? Noi lasciamo le porte aperte, però insomma le cose belle, spalancate, le cose belle è giusto che siano che non entri bis. Circostanziate. Boh. Allora, beh, appuntamenti. Con Sant'Augusta noi ci saremo, riprenderemo ovviamente lo spettacolo pirotecnico, avremo le celebrazioni in diretta come sempre, quindi seguiremo sia il sacro che il profano. No, beh, insomma, no? Sì. Tu che altri appuntamenti hai? No, non so, no, dal barbiere, sicuramente, non so, no, dai, ok, quindi si va. Vuoi invitarci da qualche parte? Ci troviamo tutti mercoledì sera là, in centro a Bernaroba. Dai, la prossima volta la facciamo. La facciamo, ecco. Resta aperto. Fai un giro in bicicletta. Resta aperta l'opzione che qualcuno avrà seguito la scorsa puntata. Qual è? Che se qualcuno vuole scriverci al solito numero e invitarci a cena. Previo specifica del menù, perché che non pensate, a parte che noi anche pane e salame va bene, sì, però insomma se ci sono due tagliolini col... A me piacciono molto i primi, ma però peperoni ripieni. Esatto, bene, comunque resta aperta anche questa finestra qua, se volete invitarci a pranzo o a cena noi... Volentieri, vabbè, volentieri, vediamo. Ecco, da qua a Natale, sì, no, non malato. Senza impegno. Bene, senza impegno, e portiamo anche una bottiglia. Sì, pure a fare la conserva, sì. Portiamo anche una bottiglia di Prosecco. Ma come se no, serve. Ma ecco. Anche due. Detto questo, noi salutiamo tutto il nostro staff. Di nuovo. Che, di nuovo, come abbiamo già fatto l'altra volta, che ci segue e ci seguirà e si sta anche ricaricando per tornare nel mese di settembre con tanti stimoli per fare sempre delle trasmissioni. Qualcosa di nuovo, di accattivante. Sì, che siano di vostro interesse e gradimento. Bene. Ecco. Detto questo, ancora una volta vi ricordiamo di mandarci i vostri messaggi dalle vostre località turistiche oppure da casa vostra. Il numero è il 348 21 11 373. Ci scrivete nome, cognome, luogo da dove ci state mandando la fotografia e magari foto. Un messaggio. Ciao, ciao. Stemme bene. Ciao. Bene, detto questo abbiamo concluso questa seconda puntata di Spiagge. Noi vi diamo appuntamento a un domani. Dio sa quando, però è stato comunque, ecco, posso dirti che Dillo. È stato bello, ecco, tornare giovani in queste due puntate e tornare a rivivere gli antichi, l'antico splendore la fa di più una grande, la fa più grande perché no, mi vuole no, una terza insomma, puntata. Boh, e stasera andiamo a mangiare il pesce. Hola. Hola. Bene. Detto questo, ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao.